Ciao ragazzi. Ciao ragazzi di Boombox. Siamo di nuovo qui al Pending Lips Festival. C'è stato un anno per imparare questo nome, ma ci sono riuscito finalmente. Pending Lips Festival. Pending Lips Festival. Pending Lips, Lips Festival. Pending Lips Festival. Pending Lips, Lips Festival. Ci sono riuscito. Pending Lips Festival. Pending Lips Festival, ecco di nuovo. Pending Lips Festival. Pending Lips Festival. Siamo sempre qui. No, aspetta, ricominciamo. Ciao a tutti, questa è la terza serata del Pending e abbiamo intervistato già il primo gruppo, adesso siamo con la seconda band che sono i Semi d'Ortica. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, cominciamo subito dalle origini, quindi raccontateci un po' come si è formato e anche il perché di questo nome. Vai, dico io. Allora, tutto è nato con io che capitavo in un locale, sentivo un suo concerto da sola con chitarra e chitarra acustica e voce. Mi è piaciuto quello che faceva e ho costruito il gruppo intorno a lei, diciamo. Quindi poi ho aggiunto lui che è chitarrista e lui che è il batterista e abbiamo provato a riarrangiare quelli che sono i suoi pezzi che ha scritto in adolescenza, quindi si parla ormai di 8 anni fa, una roba del genere. E li abbiamo riarrangiati in chiave un po' più rock, diciamo così. E adesso speriamo di proseguire con nuovi pezzi una volta finito, diciamo, il nostro repertorio iniziale. Grazie mille, si sente appunto che è una band molto concentrata sulla tua voce, una voce molto piena, molto bella. Quali sono appunto, quali sono state a questo punto le tue influenze e cosa di nuovo credi che ti abbia dato il gruppo? Ma le mie influenze, sicuramente in adolescenza, quando ho scritto queste canzoni, ascoltavo tantissimo Cristina Donà, gli After Hours, Marlene Kunz e Carmen Consoli è stata un pezzettino, però so che molti dicono che insomma c'è molto Cristina Donà dentro i miei pezzi, però in realtà devo dire che questi pezzi si sono trasformati nel tempo, nel senso che ho già avuto occasione con altri band di arrangiarli, di trovare persone che a cui piacevano molto, che avevano deciso di aggiungersi a questa cosa e quindi sono trasformate nel tempo e sono cambiate, sì. Quindi faccio fatica poi a rintracciare le influenze dentro quello che sto facendo. È carina l'idea appunto di una canzone originaria che poi mano a mano cresce come noi con altre influenze. E per quanto riguarda appunto i brani in generale, i vostri progetti, sono in cantiere delle canzoni nuove? Volete godervi un po' di live, andare in giro? Beh, qualcun altro? Andiamo in giro. Naturalmente. Sono io quello, il manager. No, sì, naturalmente sono in cantiere altri pezzi. Più che in cantiere sono già edificati, come dire. Semplicemente dobbiamo un po' mettere insieme pezzi del puzzle, poi registrare, magari accumulando un po' di pecunia, come si dice, per così è niente, questo qua. Sappiamo che appunto in Italia non è poi così tanto facile il mondo musicale in generale. E per quanto riguarda quindi le canzoni, tu ti occupi del testo e voi, ognuno di voi aggiunge qualcosa oppure è principalmente tu alla scrittura e poi la fase di arrangiamento è con loro? Si parte da un arrangiamento base mio, quindi una traccia melodica diciamo, e poi ognuno aggiunge la sua parte. Grazie mille ragazzi, noi speriamo di rivedervi magari in qualche altro live qua a Milano oppure in Italia in generale e vedremo come andrà a finire questa serata, vi ringraziamo. Ciao.